Tutti! Ecco il mio primissimo video per Sephora, sono super emozionata perché in questo video ci sono un sacco di buone notizie. Questa iniziativa a cui partecipo con un altro youtuber si chiama Sephora Eyes. E ognuna di noi ha avuto il compito di realizzare un make-up che rispecchia il suo personalissimo trend di stagione. Quindi il trend di questa primavera per quanto riguarda il trucco occhi. Io in realtà mi sono incentrata su un trucco cartoon, cioè mi piaceva tantissimo l'idea di ricreare in modo abbastanza sobrio un trucco che ricordasse un po' la gioia, la freschezza di un cartone animato, perché la primavera appunto secondo me deve essere felice ma anche un po' schizzata, perché è così che è bello, perché sei lì che corri nei prati, sommersa di fiori, dici sì, finalmente l'inverno è passato, non avrò mai più freddo. È arrivato questo kit da parte di Sephora che aveva tantissimi eyeliner dentro, tutti questi, un fissante per sopracciglia e un mascara. Ho cercato appunto di fare un look con dell'eyeliner però particolare, che fosse semplice come concetto ma che anche fosse che fosse originale in modo semplice, non so solo se rendo l'idea, adesso mi direte se ci sono riuscita. Ora vi lascio al mio tutorial per il trend occhi di questa stagione, però io vi consiglio di guardare fino alla fine del video perché vi darò delle notizissimissimissimissimissime. Inizio il look definendo le mie sopracciglia con un ombretto in crema marroncino e poi le vado a fissare definitivamente con l'Universal Brow Freeze, che è un matitone in cera. Stendo poi una base bianca su tutta la palpebra mobile e la sfumo bene. Tutto il look sarà caratterizzato dalla presenza di questo ombretto opaco color glicine che stendo su tutta la palpebra mobile in modo uniforme. Vado ad arricchire questo ombretto color glicine con uno color caramello, sempre opaco, per scaldarlo, appunto darvi una tinta un pochino più calda, e lo stendo con un pennellino a penna abbastanza piccolo per poi andarla a sfumare con un color talpa abbastanza vicino al mio tono di carnagione, in modo tale che lo sfumi senza che vi siano stacchi di colore. Iniziamo ad utilizzare finalmente qualche eyeliner. Utilizziamo il Dramatic Line come primo, che è un eyeliner con una punta piatta molto simile a quella dei pennarelli indelebili. Lo utilizziamo vicino alla rima delle ciglia in una riga abbastanza sottile e arrivati all'angolo esterno ci fermiamo. A questo punto iniziamo ad utilizzare il Colorful Eyeliner, che è sempre waterproof ed è rosa, e lo usiamo per definire la puntina finale della nostra riga di eyeliner. Questo è il punto un pochino più difficile perché dobbiamo capire con un certo quantitativo di precisione dove vogliamo che vada la nostra linea. Con calma però ce la possiamo fare e soprattutto dobbiamo lasciarlo asciugare bene bene. Anzi, nell'attesa vi consiglio di iniziare a fare l'highlighting dell'occhio con un ombretto shimmer bianco nell'angolo interno e sotto il sopracciglio. A questo punto utilizziamo il Fine Line, che è un eyeliner dalla punta sottilissima, perfetto per i particolari. In questo caso lo utilizziamo per andare a contornare, proprio come fosse un disegno, la puntina di eyeliner rosa. Ecco, anche qui non è che sia un passaggio proprio facilissimo, ma come vedete con lo strumento giusto ci si può riuscire. Basta appunto non farsi prendere dalla fretta, prendetevi il vostro tempo e ritoccate l'interno nel caso aveste fatto una linea nera troppo grossa. Accentuo l'effetto cartone animato di questo trucco mettendo la matita bianca nell'interno dell'occhio e rendendolo più grande e poi inizio a mettere il mascara, in questo caso con molta attenzione. Abbiamo fatto un lavoro di fino sull'eyeliner e quindi è un peccato rovinare tutto spiaccicandoci sopra il mascara, quindi fate molta attenzione in questo passaggio. Aggiungo sulle guance un blush rosa freddo e sulle labbra aggiungo un rossetto molto simile al colore dell'eyeliner rosa. Ecco qui il nostro look eyeliner per il nuovo trend occhi di questa stagione. Per me è questo, quindi una linea d'eyeliner simpatica, originale, ma nel contempo semplice. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi consiglio di aspettare la fine del video appunto per le grandi notizie.
Ecco qui, spero che il tutorial vi sia piaciuto e ora veniamo alle super notizie. Questa iniziativa, ossia Sephora Eyes, comprende anche 3 incontri. Si vede che sprizzo gioia da tutti i pori, io adoro incontrarvi. Ci saranno altri youtuber con me in tour e faremo 3 tappe, appunto. Facciamo Milano il 5 marzo e con me ci sarà Onorina, ossia Pepper Chocolate. Il 10 marzo sarò a Napoli! Finalmente vengo nel sud, mi dite sempre che non vengo mai giù, che non sono mai venuta a trovarvi, quindi adesso vi vengo a trovare. E insieme a me ci sarà Marta, ossia Sweet Beauty 1990. E il 13 marzo, per scendere ancora più giù, sarò a Bari, insieme a Pamela Juicy Makeup. Io spero che verrete a trovarmi nello store che avete più vicino, spero di vedervi in tante, sono già emozionata, cioè mi viene il grollino allo stomaco questo pensiero. E niente, sono contentissima, non vedo l'ora di vedervi tutte, spero che verrete, anzi scrivetemi qui sotto se verrete. Spero che questo video in collaborazione con Sephora vi sia piaciuto e non vedo l'ora di vedervi. Ci vediamo il 5, il 10 e il 13 a Milano, Napoli e Bari. Vi scrivo le date qui sotto, mi raccomando, venite. Ciao!